Buongiorno a tutti. Allora, nel video di oggi voglio fare un video che secondo me sarà molto interessante, probabilmente sarà un fail. E allora, che video voglio fare? Intanto sarà un mezzo vlog, perché in realtà non è un tutorial né altro, è un mix tra un vlog e un proviamo a sperimentare, insomma, proviamo a fare una cosa insieme. Che cosa voglio fare? Ve lo metto qui. Voglio fare per modo di dire uno di questi anelli, per modo di dire, perché per modo di dire. Con Simo abbiamo già fatto delle prove e per appunto vedere la forma, come veniva, gli attrezzi da usare che andavano bene, eccetera. E insomma abbiamo constatato che purtroppo, cosa che mi chiedevo, si possono usare materiali e attrezzi abbastanza comuni, normali e semplici da usare per questi anelli? No, e mi dispiace ragazzi, per questi anelli servono per forza attrezzi da falegname, cose del genere, che dopo andremo a vedere, non so neanche come si chiamano. A me è andata bene che Simo ce li ha, però se no non avrei mai provato a fare questi anelli. Ora, che cosa serve? Oh, che male braccio! Allora, serve questo, sì, sembra una cosa davvero brutta, brutta, bruttissima. A parte che, sì, non è proprio il massimo, perché l'ho fatto con l'effetto Petrilish. Ho messo un sacco di colorante, quindi non è più in trasparenza, ho esagerato. E poi l'effetto Petrilish si vede da sotto, non da lato, quindi vabbè, questo è proprio brutto. Bene, faccio vedere uno più carino. Allora, questo ha ancora la patina appiccicosa dello scotch, poi comunque vedrete andrà limato, lucidato, eccetera. Ecco, forse un po' così si vede. Dentro c'è un effetto con tipo degli alberelli, degli abeti, con la neve sia sul fondo che sugli alberi. Quindi c'è lo strato della neve, eccetera, e poi c'è il sopra che è azzurrino come il cielo. Questo sembra molto carino, però lo voglio tenere per quando avremo imparato bene, così magari appunto evitiamo di rovinarlo perché è carino. E niente, adesso passo a casa di Simo e vediamo il resto. Anche come ho fatto a fare questo, scusatemi. Qui c'era un semplice pezzettino di legno, proprio un quadratino. Io ci ho messo intorno lo scotch, vedete, proprio arrotolato. E ci ho colato dentro la resina, molto semplice. Ma che brutti capelli c'ho, anche la coda storta. Questa è la messa a fuoco migliore che riesco a fare con la fotocamera. Da più vicino non funziona. Comunque, boh, guardandolo bene, ha tante righine. Quindi forse, sorvolando che poi andrà limato dappertutto, quindi si accorgerà in tutti i lati, potrebbe quasi venire qualcosa di carino, chissà. Sono arrivata a casa di Simo, guardate cosa c'è qui che dorme. Oddio, quanto sei cicciona. Un cittellino. Ops, scusi, mi sa che l'ho svegliata di brutto. Ciao cicciona. Sorvolando il rumore della macchinetta del caffè. Che amore, oddio, ciccionissima. Oh, ciao. Allora, siamo arrivati nella sala attrezzi Simo falegname. Allora, spiega cosa dobbiamo fare. Proviamo. Cosa proviamo a fare? Perché è complessa sta cosa. Ah, tra le parentesi, ha già provato a farne alcuni, però i prototipi non sono andati neanche tutti male, ma... No, i prototipi non è che sono andati male, è che non avevo la macchina giusta. Cioè, adesso ho voluto trovare questa... che è la macchina giusta, quindi no, diciamo più che altro che... ne eri riuscito a fare uno bene, però è sparito sì, nel nulla, sì, nei meandri del nulla qui, secondo me, mentre mio padre così mettevano a posto, l'hanno buttato via per sbaglio, ma vabbè comunque volevo farvelo vedere, però quello era carino, anzi ve lo metto qui in una foto, quella che mi ha mandato su WhatsApp, ve lo metto qua in una foto, era giusto una prova, non era completato, ma allora vediamo che dobbiamo fare. Tutto l'ambaradam, la prima cosa da fare era il bus, cioè il buco. Se lo dici in dialetto reggiano, sì, non credo che tutti capirebbero. Io prima però proverei a dare una limata per pareggiarlo un po' qua, in modo che sia un po' più... Allora, io sto a fare... Aspetta, fammi vedere un secondo, perché di solito il buco, spiegavo... Di solito il buco, per renderlo un po' più carino, non si vede una cippa, ma la messa a fuoco è automatico, no, non capisco, ok. Dicevo, il buco di solito va fatto più o meno a metà, così, ma anche un po' più sotto. Però così almeno la parte della resina non rimane solo ed esclusivamente sopra. Sì, sembra più che altro più... vedendo che è un po' bognoso sta roba. Bognosa? Beh sì, vabbè, ma tanto poi la devi ritagliare tutta. Sì, esatto. Meglio. Lo mettiamo in questo attrezzo che non so come si chiami, non lo questo, sa neanche. No, sì. Prima gli diamo una limata con questo. Perché lo rendiamo pari. Sì, vedi che vedete che qua sì, è un po' ciccioso. Un po' troppo ciccioso. È lo scotch, non è esattamente. Quindi lo mettiamo pari e collegato a questa cosa, sì. Allora, ragazzi, se dovete rifarlo, fare qualcosa del genere, occhio, perché sta macchina qua fa un male. Sì, queste cose qua è meglio che se siete giovani non questo, lo fate. Io non so il vezzo che la prima volta che l'ha visto l'ha fermato col pollice. Io non so come abbia fatto. Ha ancora il pollice? Io ho provato a toccarlo con la punta del dito, mi sono scartavetrato. Più scarpa, che è carta vedata, quindi sì. Scartavetrato un dito.
Quindi, ragazzi, occhio perché fa male. Sì, ragazzi, se per caso vostro padre ha questi attrezzi o cose del genere, non lo fate voi. Sì, fatevi aiutare. Cioè, o meglio, chiedete proprio di farlo ai vostri genitori, perché se siete giovani davvero no, ragazzi, è veramente pericolosa questa cosa. Sì, ho paura anch'io, che sono un po' più grandicello di molti di voi, penso. Però ho paura anch'io a usare sti canchi di qua. Perché adesso vedrete, adesso lo accendiamo e vedrete quanto è veloce. Beh, certo. Ho paura anch'io, guarda. Notare, ragazzi, la polvere lilla e viola, sì, quanto è carina. Dopo vado a prendere l'aspirapolvere. Questo è l'effetto, perché... ovviamente adesso è tutto... non si vede la scippa. Ovviamente è tutto graffiato perché è stato scartavetrato. Sì, poi ce lo mettiamo a posto. Aspetta, adesso, ma dopo abbiamo la carta vetrata per cercare di lucidarlo. Non c'ho proprio quella forza adatta, però ce l'ho. Bene, adesso ora lo mettiamo qua dentro. Ora bisogna fargli il buco, ragazzi. Questa è forse ancora più pericolosa come macchina. Sì, questa macchina qua, sì, però... No, diciamo non è più pericolosa, perché qua basta solo che ci stai lontano. Non è che ci devi fare quella lì, è quella che mi preoccupa di più a me a fare ste robe. Sì, però diciamo che questa... ci puoi fare un buco alla mano, cioè, sai? Sì, sì, quello sì. Non so se conviene metterlo così dall'altra parte. E non lo so, io non so come funziona, quindi. Se conviene metterlo così, è più stabile, sì, è più stabile. Ok. Boh, mettiamo su sto affare. Sto l'affare. Poi proviamo a vedere se parte la macchina, più che altro. Punta messa? Sì, punta di quelle foranti messe, cioè di quelle proprio... che per fare i buchi. Solco. Allora... Sì. Vediamo un po' come si fa il buco. E volevi! Prima di fargli il buco, perché quando fai il buco perde, ho visto nell'ultimo che perde molto la resistenza, gli do una tagliata con la sega, perché se lo stringi in morsa col buco si spacca il legno. Quindi prima gli do un colpo, perché sennò limarlo con quella ci fai un sacco di polvere, sì. E togliamo la parte di legno in eccesso, in poche parole. Sì, diciamo che penso che il buco venga più o meno qua. Questo lo possiamo togliere in questa maniera qua, che non manca prema. Direi che andiamo abbastanza bene. Adesso proviamo a metterlo qua e vedere se riusciamo a farci il buco. Più che altro almeno così facciamo meno lavorare sta macchina qua, ed è molto meglio. Dici che va bene la posizione? Deve essere, se vuoi che l'anello sia metà e metà, questo deve essere, la punta deve essere in centro. Non so, dimmi tu, sei tu il... Sì, ci proviamo, forse è abbastanza stabile così. Ok. Proviamoci, dai. Allora. Ok, secondo ho me molta è un po' paura. Un po' piccolino. Ho molta paura. Oh mamma mia. È un po' piccolo. Ragazzi, se per caso volete fare questa cosa, prendete un pezzo di legno più grosso. Si è aperto. Si è aperto? No, è troppo piccolo sto pezzo, dobbiamo prenderlo più grosso. Ragazzi, se volete fare questo esperimento, prendete un pezzo di legno più grosso, perché questa cosa decisamente non ha funzionato. Dovevamo farlo più piccolo, non ci ho pensato, perché io l'ho fatto in base che mi entrasse a me nell'anulare. Tanto, guarda che bello. Beh, Dio, così quadrato mica tanto. Dobbiamo prendere un pezzo molto grosso. Qui legno non manca. No, infatti quello no, non avevo considerato questo pezzo. Darò un pezzo di questo qua, se mai. Niente, ci riproveremo. E' bello che questa è la prima volta che facciamo un fail del genere. Le altre volte non abbiamo sbagliato le misure, stavolta sì. Esatto, le altre volte era venuto molto meglio. Tra l'altro con questa macchina qua ero convinto di riuscire a farlo bene, perché l'altra volta... L'altra volta era venuto abbastanza carino. Vabbè, ci riproviamo, dagli errori si impara. Ragazzi, il video più fail della storia, come minimo, tipo. Vabbè, ci sta. Quando... ne faremo altri 15 di video al 16° video. Sì, esatto, ragazzi, non preoccupatevi, faremo tanti altri video su questa cosa e spero che saranno meno fail. Diventeremo dei pro su questa cosa, diventeremo ricchi. Vabbè, adesso gli do un altro pezzo di legno un po' più grosso, se mai, che magari riusciamo a farlo un pochino meglio. Questo qua dovrebbe anche tipo lì. È enorme, cioè è madonna. Ricordati che ci sono dei buchi, non darmi il pezzo con i buchi. No. Dovrebbe essere legno massello, quindi dovrebbe essere un legno bello robusto. Non so cosa sia il legno massello. Non avevi detto che serviva, era meglio un legno un po' più morbidino? No. Un po' più poroso, avevano detto. Ma dipende. No, beh, di certo il legno più è resistente, più è compatto, meglio è, perché non si rovina nelle lavorazioni. Però mi raccomando,
legno è più poroso, così la resina penetra meglio e non rischia di staccarsi, come è successo anche a noi altre volte. Sì, però questo qua penetra. Una mano, no, Come faccio a darti una mano a fare questa cosa? So, scusa, fai un po' di tifo. Vai, Simo, Simo. Cristo, è il secondo che mi sta cascando una spalla. Non mi vedo a fare queste robe. Vai, Simo, vai, Simo, yeah. Cosa vuoi che faccio? Te lo provo a spezzare? Proviamo. È un po' troppo alto. S-I-M-O, però viene, però viene, Simo. Non apprezzi il mio... Viene questo effetto qua. Secondo... Questo è un po' esagerato. Secondo me se tu lo spezzi proprio alla fine con la mano piano piano, perché prima gli hai dato una botta con la sega e è volato via. Prova a spezzarlo con la mano. Oh. Troppo? E taglialo ancora un po' allora. Perché ragazzi, se il con il taglionetto è un po' meno bello, però questo legno abbiamo visto che se lo si spezzi in altri modi... Oddio, cosa fai? No. Devo spezzarlo così, Vai, vai, vai. Prima era andata meglio. No, mio Dio, orribile. Si è spezzato come l'altro. Vabbè, adesso lo rifili, Qua adesso lo metti, lo porti a casa che mi devi fare la colata di resina. Allora, lo prendi, lo metti nell'acqua, la punta. Nell'acqua? Sì, prendi un bicchiere, appoggi la penna nell'acqua, così. No? Ok. Dopo prendi delle pinzette e lo strappi, diventa tutto mollo, lo okay. strappi, poi lo fai asciugare, ci fai la colatina. Ok, ci provo. E dopo ci riproviamo. Ragazzi, volete che ci riproviamo insieme a voi o volete che perfezioniamo un po' la tecnica? Sì, diciamo prima? Che oggi possiamo dire che questo qua è un video introduttivo. Eh sì, era un vlog Io per contavo di farcela subito, non avevo considerato che fosse così. No, ma in realtà non era proprio subito, perché non è la prima volta che lo facciamo. Però è andata molto male perché il pezzo era veramente piccolo. La prima volta era venuto bene, contando che non avevo gli attrezzi giusti. Adesso c'ho quello lì che è molto più comodo. Però ha usato una fresa tipo questa, che però non era adatta, era tipo con la... Era così. Sì, aveva la cosa in pietra e basta, e la pietra l'ha tipo scaldata sciolto, troppo e la resina si è tipo mezza sciolta. Si è sciolta perché la mola serve per levigare tipo il metallo, quelle robe lì, quindi tipo quelle per affilare spade. Sì, insomma, si è staccato tutto. Ok, vediamo che si è messo in moto anche l'Erica. Nel fail proviamo a... Voglio provare a vedere se si lucida. Vuoi che lo faccio io? No, stiamo usando una carta vetrata super 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 se fine. Una mille qualcosa. Voglio solo vedere come viene l'effetto con i colori delle... con quell'effetto che ho usato, insomma, non so parlare. Sì, no, più che altro vediamo se si riesce a lucidare una volta lavorata. No, c'è. Solo che è talmente fine quell'affare lì. Ragazzi, lo so che non ha senso, ma per lucidare bisogna scarta vetrare con la carta molto fine. Sì, però da qua, perché stai sbagliando, secondo me bisogna dargli una lavatina prima, toh. Allora, ragazzi, questa è la parte non... cioè, quella ancora graffiata, diciamo. Quella invece scarta vetrata gira. Guardate che carina. È un peccato. È veramente un peccato che non sia venuto bene, perché guardate che effetto figo. Sì, cerca di rifarlo questo effetto qua. Sì, perché sì, ci ma è facile. Anello... È l'effetto petrelisco proprio. Ci verrebbe fuori un anello bellissimo. È un bellissimo. Peccato. C'è una bella differenza di dimensioni. Sì, direi proprio di sì. Tanto non si vede. Cioè, contando che questo è già stato anche limato, eccetera. Sì, sì, questo qua ci viene fuori bene. Perfetto. Prova a far quello lì, poi in settimana, se volete un video, ragazzi, scrivetelo qua sotto, entro fine settimana lo rifacciamo, se lo volete. E lo mettiamo la settimana prossima, perché più di uno la settimana è un po' triste. Ti pare, però se lo volete lo rifacciamo subito. Esatto. Scrivete Sigurz. Sigurz, se volete video scrivete Sigurz. Va bene. Bene, con questo sfondo super bellissimo e puccioso. No, è un garage, è super puccioso, infatti. Normale. Noi vi salutiamo, va ragazzi, bene. Speriamo che questo vlog fail vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Fail. Diciamo sì, che sì, è sì, una sì. creazione in resina alternativa. Vabbè, capito. Aspetta un secondo, cioè ne ho fatti due nella mia vita. Va bene, ragazzi. Ci vediamo. Ciao.